pittore, l'artista è un uomo di cultura a 360 gradi e quindi la pittura diventa un fatto mentale, un fatto anche intellettuale, non è un fatto solo di sensazione pittorica. Maestro, quando si avvicina a una nuova tela, sa già cosa vuole esprimere? Ma qualche volta sì, ma raramente. Del solito vado davanti alla tela e comincio a tracciare, non so, delle diagonali, delle forme a otto, delle cose completamente astratte, poi sporco un po', magari prendo uno straccio, ci passo sopra, a un tratto intravedo qualche cosa. Poi insomma succede che le forme a otto, fatalmente, dato il mondo mio, diventa sempre una testa con una scollatura, oppure diventa, non so, sotto l'otto viene la forma di un busto, viene la forma di un otto, oppure può essere tutto dominato da queste linee trasversali, e allora saltano fuori delle donne fatte a triangoli, non so, ma insomma è la tela che mi suggerisce il quadro.